Oggi raga, nuovo vlog dalla villa degli youtuber. Siamo a martedì, penso. In realtà raga, in ogni vlog dico il giorno solamente perché altrimenti mi scordo che giorno è. Cioè è incredibile, da quando non vai a scuola raga non ti ricordi mai i giorni. Scrivetemi nei commenti se anche per voi è così. Comunque è una giornata fantastica raga, oggi fa veramente un caldo incredibile. Direi che proprio avrei voglia di farmi un bel bagnetto, devo essere sincero. Ma non è questo il momento per farsi i bagnetti raga, perché è arrivato un ospite nuovo. Era la fidanzata di Zerbian su Fortnite. E direi, raga, che è proprio il momento perfetto, proprio oggi che è arrivata, di fargli un bello scherzetto. Infatti, raga, il mio obiettivo di oggi sarà quello di nascondermi nel bagno mentre fa la doccia. Per questo ho assunto praticamente un complice dello scherzo, ovvero Zerbi, che per il suo video l'ha dovuta far, diciamo così, lanciare in piscina. Quindi in questo momento lei è bagnata, perciò deve farsi una doccia. E direi che è la scusa perfetta per fargli un bello scherzetto. Mi raccomando, raga, non dimenticate un bel like, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi scherzi. Instagram, CaptainBlazer Official. E detto questo, let's go! Allora direi, prima di tutto, raga, per organizzare lo scherzo, andiamo a parlare con Zerbi, perché alla fine sarà lui il mio complice. Quindi è lui un attimino quello che dovrà spingere Gaia a farsi la doccia nell'esatto momento in cui la farò io. Che poi, raga, spero che non sia già andata a fare la doccia, perché altrimenti tutto lo scherzo è rovinato. Io cosa farò? Fisserò praticamente una telecamera nascosta e inizierò praticamente con il telefono a fare dei rumori in bagno. Però all'inizio rumori molto soft, diciamo, rumori che nemmeno si sentono, tipo, che ne so, rumori della natura, uccellini e cose varie, in modo tale che lei pensa che vengono dalla finestra. Ma dopo un po', raga, inizierò con dei rumori un pochettino più forti, sempre andando ad aumentare finché lei non si accorgerà appunto che c'è qualcuno in bagno. E quindi poi dopo la farò spaventare con la trombetta, insomma uscirò senza che lei lo sappia e tutte le cose. Ma prima, raga, andiamo da Zerbi per sentire che cosa ne pensa lui e per sentirsi ci dà una mano, insomma. Ok, Zerbi è in camera sua? Zerbi, buongiorno. Ah, chiudo la porta perché ti devo parlare di una cosa piano piano. Attento che Gaia è nella stanza di fianco, quindi potrebbe sentirci. Stai registrando? Sì, sto cercando di fargli uno scherzo, Zerbi. A Gaia? A Gaia, che è appena arrivata. Cioè, il primo giorno già iniziamo a fargli uno scherzo. Allora, praticamente, Zerbi, voglio spaventarla mentre in bagno. Mentre va in bagno a farsi la doccia, perché lei ha appena fatto il tuffo in piscina, quindi è bagnata. Adesso okay. Si deve fare una doccia. Mentre va in bagno la spaventi? La voglio spaventare. Allora ti spiego. Prima di tutto mi nascondo nel bagno prima che lei entri. Ok. Te devi dirgli assolutamente di usare quel bagno. Digli quale che, bagno? Usiamo quello lì in fondo. Ok, gli dico che gli altri sono occupati, che non vanno. Insomma, facciamo vedere qualcosa. Bagno. Perfetto, vai, ok. Quindi lei utilizzerà quel bagno, rega. E io sarò già dentro la doccia, ovviamente con... Ah, tu ti nasconderai dentro? Io mi nascondo dentro. Prova se si spoglia. No, fidati, no. Faccio prima che si spogli. Ok. Allora, prendo il telefono. Ok. Metto dei suoni da YouTube a caso. Ok. Tipo dei grilli, cose immortali. Che inizia a essere... Ok. Voglio vedere se lei dice qualcosa. Mano a mano i suoni aumenteranno, quindi prima o poi se ne accorgerà. Ma sicuramente si arrabbia. Quando lei aprirà la vetrata, gli prenderò la trombetta e inizierà a suonare. Ma se lei, se tu sei una doccia, lei si deve fare la doccia. E lei apre la vetrata, secondo me non è in costume, secondo forse, me. Forse lo farò prima che apra la vetrata. Secondo me dovresti farlo. Dovrei farlo prima che apra la vetrata. Zerbi, per te lo scherzo funziona? Certo funziona, ovvio, frate. Raga, siamo pronti, let's go. Ok, raga, sono tornato in camera. Ora dobbiamo solamente montare la trombetta in modo tale appunto da usarla per spaventare Gaia quando aprirà la vetrata. Ovviamente, raga, devo fare in fretta, perché insomma, lei ovviamente va in bagno per fare la doccia, ma prima che lei inizi a spogliarsi per fare la doccia, devo aver già montato tutto, insomma, devo fare tutto in fretta. Voilà, la trombetta, raga, è perfettamente montata, dovrebbe funzionare alla grande. Ora, dico a Zerbian di, non lo so, di convincerla a fare il bagno in questo momento, non lo so, raga. Gli dico, convinci Gaia ad entrare nel bagno in questo momento. Io intanto, ovviamente, raga, sarò nascosto già all'interno del bagno, adesso vado a montare un pochettino la telecamera in un punto in cui non si vede. E poi, raga, iniziamo con lo scherzo, let's go. Ok, raga, eccoci qui. Ora, momento di entrare nel bagno. Questo qui sarà, ok, perfetto, raga. È perfetto questo come bagno perché ha una vetrata incredibile. Se io mi nascondo qua dietro, raga, lì come farà a vedermi? Cioè, impossibile, non si vede. Anche perché qui dentro non c'è tanta luce, quindi perfetto. Ovviamente la finestra, raga, sarà leggermente aperta perché lei penserà che tipo i grilli che metto vengano da fuori. Insomma, direi che è proprio tutto perfetto, raga. Devo solo capire come mettere la telecamera in modo tale che non dia troppo nell'occhio, perché, raga, cioè non è proprio piccolina. Ho un'idea, raga, l'unico modo è metterla tipo qui in alto. Potrei metterla qua sopra. Sì, ci potrebbe stare. Anzi no, raga, qui si vede troppo. Cioè, lei quando entra la vedi per forza, niente. Mi sa che mi tocca tenerla in mano. Raga, ovviamente chiudiamo tutto in modo tale che non si veda da questa parte. Ora, senti tutti. Chiamo Zerbian e iniziamo con lo scherzo, raga.
Oi, Zerbi, procedi anche lo scherzo, vai. Io sono già a posto del bagno, ho messo tutta la telecamera. Il corridoio di fianco a me. Com'è nel corridoio di fianco a te? Ok, valla a prendere in camera. Non lo so, digli per esempio, che ne so, che deve farsi una doccia perché puzza. Che ne so, insomma, trova qualche scusa. Mi dai un dico che dobbiamo fare la doccia perché poi dobbiamo uscire, ok? Va bene, perfetto, ciao Zer. Ok, bella. E sono ancora in fondo al corridoio, nella vicino alla tua stanza, insomma. Ciao. Ok, capito. Raga, perfetto, ok. Zitti tutti, tra poco dovrebbe arrivare Gaia. Io devo preparare. No, raga, devo preparare i suoni. I suoni. Allora metto tipo i grilli, che ne so. Gaia. Vai. Gaia, benvenuta in villa, direi. Vabbè, dai, almeno ti sei goduta il bagno in piscina. Ma te non sentivi il rumore dei grilli? Ho perso la finestra. Dai, raga, guardatela, poverina. Niente, vado via. Ti faccio fare il bagno da sola, va bene? Grazie. Ma è chiuso anche a chiave. Grazie. Doveva fare il bagno, giustamente. Fortuna che hai aperto con l'accappatoio.